Italian sounding, ovvero l'utilizzo di denominazioni geografiche, immagini e marchi che evocano l'Italia per promozionare altri prodotti non italiani. È quanto accade con il Parmesan negli Stati Uniti, che inganna i consumatori americani ai danni del vero parmigiano reggiano made in Italy. Per questo, il consorzio del formaggio parmigiano reggiano alza il tiro nella lotta all'Italian sounding aperta con gli Stati Uniti e oggetto anche dei negoziati TTIP tra Unione Europea e USA. Così, dopo aver denunciato alla Commissione europea un fenomeno che colpisce il parmigiano reggiano con 100.000 tonnellate di prodotti venduti negli Stati Uniti con il termine Parmesan e in confezioni che palesemente richiamano l'Italia, il consorzio mette ora sul piatto gli esiti di una ricerca sviluppata da ICOD e presentata a Roma nella sede dell'AICIG, Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche, che evidenzia, oltre al danno per i produttori italiani, la situazione ingannevole che pesa sui consumatori americani. Abbiamo dimostrato che il consumatore americano, da un lato, non considera del tutto generico il termine Parmesan, perché è risultato che la stragrande maggioranza comunque ritiene che il formaggio chiamato Parmesan comunque sia di origine italiano. E poi abbiamo anche verificato che laddove nelle etichette vengono usati il tricolore, la bandierina, elementi di monumenti come il Colosseo o la Torre di Pisa, il consumatore americano in misura molto maggiore pensa che quel formaggio sia di origine italiana e quindi questo fa danno al parmigiano reggiano originale che noi vendiamo. Grazie a questi risultati, che adesso comunicheremo ufficialmente al governo italiano e alla Commissione europea, pensiamo che si possa sostenere con maggiore forza la richiesta di eliminazione di tutte le pratiche ingannevoli e quindi aumentare, che è quello che a noi interessa, l'efficacia degli investimenti promozionali per l'export del parmigiano reggiano vero, certificato, che viene realizzato solo esclusivamente nella zona di origine italiana. I dati di questa ricerca sono quindi un assist importante per i negoziati TTIP in tema di tutela delle DOP, come ci conferma Paolo De Castro, relatore per il TTIP alla Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo. È una interessante analisi questa del misleading, per dirle l'inglese, cioè della confusione che il sistema delle evocazioni dell'Italian sounding crea negli Stati Uniti. È interessantissima perché apre un terreno di possibile strada comune tra gli interessi dei consumatori americani di avere una informazione corretta sull'etichetta del prodotto e l'interesse dei produttori europei ed italiani di non essere indebitamente copiati e venduti come italiani quando italiani non lo sono. Rispetto alla posizione ufficiale oggi della Commissione, che è quella di riconoscere il sistema giuridico delle indicazioni geografiche, offre una possibilità di un terreno comune, una sorta di win-win solution, una soluzione che potrebbe essere a beneficio di entrambi. Non metteremmo più solo in discussione l'aspetto giuridico, ma troveremmo nell'ambito di una etichettatura trasparente che non prende in giro il consumatore ma che dà le informazioni corrette, eliminando ovviamente le bandierine che abbiamo visto quanto condizionano il consumatore americano e tutte le evocazioni in genere, dando la possibilità al consumatore di sapere se quel parmesan è made in USA o è un parmigiano reggiano fatto in Italia.